Io e il dottor Trapani siamo qui perché abbiamo deciso di inaugurare una rubrica per sfatare i più ricorrenti, i più frequenti miti legati al mondo del fitness, quindi dell'alimentazione e dell'allenamento. Questo perché, nonostante ci sia la possibilità di formarsi e di restare sempre al passo con i tempi, molto spesso questa cosa ancora non viene fatta. Primo fra tutti, e qua è una questione che mi tocca personalmente da molto tempo, non potevamo non parlare della differenza tra proteine e aminoacidi, se davvero possiamo sostituire o far corrispondere un tot grammi di proteine tradotto in grammi di aminoacidi essenziali, cosa che ormai vedo ancora troppo comune nel mondo del fitness. Fede, da un punto di vista da nutrizionista, quanto è corretto e quanto soprattutto è scorretto parlare di questo? Allora, dobbiamo fare qui una premessa. Sappiamo tutti che le proteine sono costituite dagli amminoacidi e quindi gli amminoacidi sono i mattoncini che formano le proteine. Sembra quindi chiaro pensare che è possibile sostituire proteine con amminoacidi. La realtà dei fatti è molto molto diversa. Basta fare un esempio pratico. Se noi prendiamo 100 grammi di petto di pollo, in questo avremo all'incirca una trentina di grammi di proteine. Quindi una restante parte di acqua e di micronutrienti. Se invece noi assumiamo 100 grammi di amminoacidi, ad esempio amminoacidi essenziali, stiamo assumendo 100 grammi di amminoacidi Quindi, essenziali. Fede, sostanzialmente parlare di 3-4 grammi di aminoacidi essenziali significa parlare di 20 circa grammi, 20-25 grammi di proteine, è sbagliato. È assolutamente sbagliato a livello concettuale. Chiaramente una proteina è una macromolecola, quindi molto complessa, formata da un insieme di proteidi che a loro volta sono formati da amminoacidi. Non possiamo dire con esattezza quanti grammi di amminoacidi corrispondono a una proteina, perché ogni proteina ha una funzione diversa, è una macromolecola e compie ovviamente dei compiti ben precisi all'interno dell'organismo che non sono gli stessi del singolo amminoacido. Questo ovviamente saprai dircelo A anche tu. maggior ragione quando andiamo a parlare di un'alimentazione ben strutturata e magari anche calibrata da un punto di vista calorico, come succede nel mondo del bodybuilding, del fitness. Quindi attenzione che quando andiamo a sostituire o proviamo a sostituire quelle che sono una certa quantità di un alimento proteico, non si traduce, per una serie di motivi che Federica ha introdotto, tassativamente in 3 o 4 o 5 grammi di aminoacidi essenziali. Sì, questa è una cosa molto importante, come accennava appunto il dottor Trapani, anche la quantità calorica ovviamente è diversa, proprio perché le proteine sono una macromolecola composta da più elementi e non 100 grammi di petto di pollo, 100 grammi di proteine. A livello di impegno calorico e digestivo dell'organismo stiamo parlando di due cose veramente molto Anche diverse. perché stiamo parlando di un alimento proteico che necessita, che ha un suo quantitativo calorico, intanto non presenta esclusivamente materiale amminoacidico, ma insieme a sé porta dentro tanto altro in termini di micronutrienti, in termini di acqua, in termini di, pensiamo anche solo alla capacità, lo sforzo energetico, del dover digerire un alimento proteico, quanto impatta su tutto questo tipo di sistema? Assolutamente sì, pensiamo che ovviamente digerire una macromolecola comporta una spesa termogenica da parte dell'organismo, cosa che non avviene se invece io introduco gli amminoacidi, perché abbiamo detto prima è come introdurre una proteina già Esatto. spezzettata, quindi l'impegno digestivo sarà minore, dall'altra parte avremo però una velocità di assimilazione e utilizzo da parte del corpo molto più veloce. E quando avremo bisogno di costruire e non di preservare, due cose sostanzialmente diverse, specie in ambito di bodybuilding, non possiamo superficialmente fare questo tipo di distinzione, o comunque non possiamo fare questo tipo di paragone. Questo è solo uno dei tanti miti che andremo a sfatare insieme. Mi viene in mente, ad esempio, se la carnitina davvero ci aiuta a dimagrire. Oppure meglio il cardio a stomaco vuoto o a stomaco pieno? Oppure anche esiste davvero una finestra anabolica? E un altro importante, ma davvero gli antiossidanti vanno presi dopo l'allenamento? Se avete altri topics o altri argomenti da suggerirci, lasciateci un commento. Ci vediamo al prossimo mito.